Asse Brasile-Italia su due tematiche importanti come possono essere quelle della criminalità, ma soprattutto la sicurezza. Allora, questo confronto è nato proprio per questo motivo, nel senso che noi nell'ambito della criminalità possiamo essere un esempio per i paesi che magari in questo momento stanno affrontando per la prima volta questo problema. L'Italia, che ha purtroppo un retaggio storico, possiamo anche dire, ha già approntato, e su questo abbiamo parlato anche con i relatori, un sistema per combattere la criminalità organizzata. Infatti, parlavo con i precedentemente, hanno detto che loro hanno, fra virgolette, copiato il nostro sistema proprio sia di sanzione sia di metodologia per affrontare questo fenomeno, mentre viceversa possiamo dire che il Brasile è magari un passo davanti a noi per quanto riguarda la criminalità dei minorenni, l'organizzazione per combattere questo fenomeno, perché negli ultimi anni in Italia si è avuto un aumento di quelle che sono le baby gang. Per loro quindi sono, proprio da questo confronto quindi può nascere uno scambio di esperienze per far fronte a dei problemi che sono comuni non solo all'Italia e al Brasile, ma sono comuni a tutte le diciamo, gli stati del mondo, ma proprio per far sì che in questo scambio si possa meglio affrontare le problematiche che ci accomunano. Purtroppo in questo confronto si focalizza spesso l'attenzione su quello che è anche una piaga mondiale, possiamo dire purtroppo ancora, che è il mondo della droga. Il mondo della droga purtroppo come lei ha ben detto, è mondiale. Sappiamo che i paesi dell'America Latina sono fra i produttori maggiori della droga che viene importata in Italia. Anche su questa tematica l'Italia è all'avanguardia per quanto riguarda le misure sanzionatorie e tutto il regime processuale posto in essere. E quindi possiamo aiutare questi paesi emergenti, queste nuove, diciamo, anche nuove realtà legislative, a far fronte a questo loro problema che per loro, diciamo, è una piaga che si sta adesso materializzando. Un confronto tra la realtà brasiliana e l'Italia per concentrarsi su un tema che riguarda la sicurezza, soprattutto per la criminalità. Sì, in effetti questo convegno nasce da un incontro con dei magistrati e dei colleghi universitari brasiliani dove si discuteva di un problema che per loro è importante come per noi, quello della criminalità minorile, ma in generale la criminalità, diciamo, in generale la sicurezza del vivere. Quindi da questo è nata la possibilità di fare due convegni. Uno è stato fatto il giorno 11 a Roma e parlavamo esclusivamente di criminalità e sicurezza in generale, legata un po' anche sull'informatica, quindi la criminalità informatica anche lì è molto diffusa. E qui abbiamo scelto un tema abbastanza importante lo stesso, che è quello sulla criminalità minorile e la violenza sulle donne. Non a caso abbiamo invitato e gentilmente benvenuto il presidente del Tribunale Andria, il Tribunale Minorile, e abbiamo tra i magistrati un presidente di Corte d'Appello brasiliano che è un magistrato del Tribunale Generale di San Paolo. La criminalità minorile pare sia un nuovo fenomeno che purtroppo si sta adoperando in Italia. Sì, diciamo che in Italia si sta ampliando, in Brasile esiste già da un po' di tempo perché ovviamente il crimine brasiliano è dettato al fatto che non paga pena e quindi loro in questo confronto, in questo convegno noi faremo, perché a Roma è stata una tavola rotonda dove alla fine di questi due convegni verrà pubblicato tutte le relazioni di chi è intervenuto e poi ci sarà un libro che verrà aggiornato di volta in volta, ogni 6 mesi noi avremo degli appuntamenti dove ci confronteremo di quali possono essere le soluzioni alla lotta a questo crimine. L'asse Brasile-Italia è spesso legato anche al mondo della droga, come ci si pone in questo caso? Diciamo che questo è un altro argomento molto molto delicato, certo il problema della droga in Sud America, il Brasile è la porta d'ingresso, diciamo, per poi l'Europa, quindi esporta, però è un problema uguale agli altri problemi che vivono in Brasile. In Brasile, ahimè, è un problema anche di sopravvivenza, quindi il caso Rio, il caso San Paolo. Poi tenga presente un'altra cosa, che noi abbiamo avuto a San Paolo i mondiali di calcio, eppure lì ci sono stati un po' di disordini. Avremo il prossimo appuntamento è le Olimpiadi, quindi un altro appuntamento importante dove attraverso questi convegni cercheremo di trovare delle soluzioni, ovviamente di confronto tra il metodo italiano e il metodo brasiliano. Io sono presidente di Interpol e qui sto per
esse encontro com os italianos, não é, que muito vai auxiliar Itália e Brasil nessas relações de quem, como nós, tem como finalidade a luta contra o crime. O crime, ele não tem fronteiras. Então o combate ao crime também não deve ter fronteiras. Ok, quindi lui è stato... Ma parla un po' italiano lei? No, 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 non parla italiano. Vuoi chiedergli qualche altra cosa? Non so, qualsiasi domanda, tipo... se la prima base che tenga questo convegno qui in Italia o già ci vi ho un passato? Pela primeira vez estamos agora na Itália, eis que desde 1910, ou melhor, desde 2010, nós fazemos esse mesmo tipo de trabalho em Portugal. Agora, então, estamos vindo para a Itália, graças aos nossos amigos aqui italianos, que estão sendo comandados pelo nosso diretor de relações internacionais, o Dr. William José Carlos Marmonte de Gaeta. Qual é a diferença, segundo o senhor, entre Itália e Brasil na luta contra o crime? Basicamente, não há diferença na luta contra o crime dos italianos e dos brasileiros. Como disse, o crime não tem fronteiras e então a luta contra ele também não pode ter fronteiras. Os métodos, às vezes, de combate são um pouco diferentes e é por isso que nós estamos aqui para aprender um pouco dos métodos italianos e também dar a nossa contribuição ensinando os métodos brasileiros. Siamo a Vietri. Un convegno per la criminalità minorile, cosa ci può dire di più? No, è un problema molto serio perché i bambini devono essere prima educati, dopo puniti e quello è difficile perché ogni giorno i bambini partecipano a dei crimini gravi e allora bisogna affrontare questi problemi. Tá. Eu queria saber como já tem esse tipo de criminalidade também, está crescendo aqui também na Itália. Tá, então eu posso responder em português? Sim. Tá bem. Bom, o problema do envolvimento das crianças e dos adolescentes na criminalidade decorre basicamente da pouca educação. Eu diria que hoje no Brasil, a grande maioria das escolas ocupa as crianças por um único período do dia. Então aquelas que estudam durante a manhã, à tarde, como os pais estão trabalhando, ficam desorientadas, não é? E ficam sujeitas à influência dos marginais. E da mesma forma, aquelas que estudam à tarde, durante o período da manhã, também ficam desocupadas. E isso, digamos assim, é um forte prato para os marginais atacarem, não é? Quer dizer, os marginais podem influenciar as crianças. Então, me parece que, basicamente, o mais importante é que a educação seja trabalhada, que as crianças tenham uma boa educação por um longo período do dia, que isso fará com que elas enxerguem um caminho mais correto da vida, ao invés de caírem para a criminalidade. Que cos'è la criminalità? La criminalità è una vecchia conosciuta in Brasile e in tutta parte del mondo, però adesso abbiamo in Brasile una novità che è la criminalità organizzata che non abbiamo 15 anni fa. E abbiamo adesso una nuova legge che è per me è ispirata nel modello italiano e perciò siamo qui per imparare come questa legge può essere promossa in Brasile, se va bene, se non va bene. Come può esserci collaborazione tra Brasil e Italia nella lotta criminalità, sendo che no Brasil tem um tipo de criminalidade com crianças, adolescentes, que desde os primeiros anos de vida já estão envolvidas com drogas, com roubos. Aqui na Itália,
isso acontece já numa idade maior? Já quando é adolescente? Sim. Abbiamo un carattere della criminalità organizzata contemporaneamente che è la transnazionalità. Non ci sono più i famiglie mafiose che possono esistere in un solo Stato, in un solo Paese. Loro devono lavorare insieme in Paesi diversi, soprattutto quando parliamo di droghe. È stato scoperto 2 anni fa rapporti operativi tra organismi di criminalità organizzata brasiliani e anche italiani. In questo senso è più importante la cooperazione tra i due paesi. Ah, Edson Luiz Baldan, sono commissario di polizia giudiziaria e anche professore nell'Università Cattolica di San Paolo. Criminalità a 360 gradi, in cosa consiste questo convegno, perché è stato istituito qui a Vietri, perché si parla adesso di criminalità e soprattutto perché esiste una collaborazione tra il Brasile e l'Italia, come e in che modo? Io credo di poter dire che si tratti di un'occasione molto importante di confronto e di scambio di informazioni tra l'esperienza italiana e quella brasiliana in tema di contrasto alla criminalità. È uno scambio di informazioni che pertiene sia, credo, ai dati riguardanti le dimensioni del fenomeno qui in Brasile, ma anche e soprattutto a quali sono i modelli a cui si ispira l'azione di contrasto alla criminalità. Per quanto in particolare mi riguarda personalmente, credo che io sia stato coinvolto in quanto giudice minorile, sono presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno e che da me si voglia soprattutto conoscere quali sono le problematiche specifiche della criminalità minorile, che ha un suo specifico appunto, e qual è il sistema attraverso il quale l'Italia, sia sul piano della prevenzione, sia anche sul piano della risposta ad attività illecite già commesse da minori, con un processo tra l'altro molto originale, qual è quello italiano, cerca di fronteggiare questo fenomeno, che peraltro in Italia non è un fenomeno particolarmente dilagante, contrariamente a quello che si dice o che si ritiene attraverso la narrazione mediatica di questo problema solitamente. In effetti i dati della criminalità minorile nel nostro paese sono abbastanza contenuti, sostanzialmente stabili almeno negli ultimi 10-15 anni e anche in qualche misura fisiologici, sia in assoluto sia raffrontati con quelli degli altri paesi dell'Unione Europea. In che modo insomma, state procedendo per trovare questi nuovi modelli o comunque nuove iniziative che appunto portano ad un contenimento di questo fenomeno? Ma dirò molto brevemente che l'Italia dal 1988 ha un articolato, un testo contenente disposizioni in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, differenziato e specializzato, se così posso dire, rispetto al codice di procedura penale previsto per i soggetti adulti. E non casualmente il nuovo codice di procedura penale italiano, nuovo relativamente perché appunto esso è stato approvato nel 1988 ed è entrato in vigore il 25 ottobre del 1989, è coevo al testo che ho citato, che è un decreto delegato
in attuazione dell'articolo 3 della legge di delega del nuovo codice di procedura penale e che appunto risale, quanto all'approvazione e all'entrata in vigore, alle stesse scadenze che hanno segnato l'ingresso nella legislazione, nell'ordinamento italiano del nuovo codice di procedura penale. Detto molto brevemente, sinteticamente, l'intervento del giudice italiano nei confronti di un minore degli anni 18 ma maggiore degli anni 14, perché nel nostro ordinamento al di sotto dei 14 anni non si è imputabili, la risposta del legislatore italiano, così come è impostata e articolata nel testo di legge che ho citato, punta fondamentalmente al recupero e alla rieducazione del soggetto minore che abbia commesso un reato, il che non significa che egli debba essere, come dire, debba godere di una generica indulgenza, ma che egli debba essere, attraverso il passaggio processuale, responsabilizzato attraverso una serie di opportune misure rispetto alle quali vi è anche la pena, ma una pena che ovviamente è diminuita in ragione dell'età e in qualche caso può anche essere sottratto alla pena mediante degli interventi diversivi, come per esempio la sospensione del processo con un periodo di prova in cui si danno al ragazzo determinate prescrizioni, si fa un certo progetto di recupero per un tempo determinato, a conclusione del quale, se egli avrà dato prova di aver, come dire, corrisposto a questo progetto, alle prescrizioni che gli sono state impartite, può fuoriuscire dal circuito penale indenne, cioè il giudice dichiara estinto il reato per esito positivo della prova. Questo è uno, quello della messa alla prova è uno degli strumenti principali introdotti con il testo del 1988, che è stato molto efficace. Basti pensare che la gran parte dei ragazzi passati attraverso l'esperienza della messa alla prova non sono ricaduti nel reato, cioè l'indice di recidiva è particolarmente basso e contenuto, tanto che il legislatore italiano molto recentemente ha introdotto l'istituto della messa alla prova per reati di contenuta gravità anche per i soggetti adulti. José Carlos Marmonti di Gaeta, sono coordinatore di questo incontro Brasile-Italia. Oggi un incontro Brasile-Italia, perché è stato istituito diciamo, proprio una collaborazione di questo tipo? Bene, noi abbiamo preso come esempio l'importanza che la Interpoche sta svolgendo anche con altri paesi come Portogallo, questi incontri in cui si scambiano esattamente le necessità e anche le soluzioni che si svolgono in ogni paese con questioni legate alla criminalità in generale. Questo nostro incontro particolarmente parlerà sulla la questione dei minorenni, che è una situazione che bisogna stare molto attenti con le leggi che stanno essendo create quanto al tutelaggio di questi minorenni tanto in Brasile come anche in Italia. Allora forse stiamo partendo con un programma che si svolgerà ogni 6 mesi, dove il prossimo sarà a São Paulo, dove staremo sempre discutendo e creando un documento in cui anche le università, gli alunni e perché non dire i magistrati dei due paesi potranno discutere e chissà prendere degli esempi concreti di questo lavoro e di questa problematica che purtroppo sta crescendo nei nostri due paesi.